Ciao a tutte ragazze e bentornati in un nuovo video. Oggi voglio fare con voi un trucco tutto primaverile targato Lakshmi. Ora vi mostro i prodotti che andrò ad utilizzare. Qui abbiamo una panoramica veloce di tutti i prodotti che ho deciso di utilizzare per questo make-up, quindi terra, cipria, blush, ma anche kajal, rossetto, correttore, ombretti di due tonalità, questo splendido blush color pesca di due tonalità ed immancabile il mascara e una matita marrone tradizionale che mi sta piacendo moltissimo. Iniziamo dalla base, quindi dal fondotinta. Andrò ad applicare il fondotinta liquido nella tonalità light che si presenta in questo bellissimo packaging. La colorazione è leggermente rosata, ma che va ad ossidarsi quasi subito sulla mia pelle, diventando un pochino più gialla e abbastanza simile al mio incarnato. Dico abbastanza perché risulta più chiara e dalla coprenza medio alta, quindi sulla mia pelle si nota. È un fondotinta dalla texture abbastanza secca, quindi se avete la pelle misto secca o secca ma anche normale, forse non farà il caso vostro, perché tende ad andare ad alzare un pochettino le pellicine. Infatti io ho bisogno di scaldarlo anche con le dita e andarlo ulteriormente a sfumare con un pennello. Passiamo ora al correttore. Questo è l'unico in gamma, è un correttore in stick abbastanza secco ma da un sottotono aranciato, quindi perfetto per le occhiaie. Io ne applico un po' per volta con il pennellino e lo trovo veramente fantastico per un uso quotidiano, perché riesce a schiarirmi veramente moltissimo le occhiaie e va addirittura proprio a nasconderle in maniera molto molto naturale. Se volete potete applicarlo anche sul viso, io non lo trovo ottimo dato che ha questo sottotono abbastanza aranciato. Applico poi un po' di correttore anche sulle palpebre in modo da creare una sorta di base primer per i miei futuri ombretti, visto che non è presente in gamma un primer. Passiamo ora alla cipria. Si tratta di una cipria abbastanza luminosa con qualche glitter all'interno, ma veramente molto opacizzante. A me piace tantissimo, io la utilizzo su tutto il viso e in particolar modo sulle occhiaie, perché appunto questa luminosità diventa molto molto bella nella zona appunto delle occhiaie. Ed ora passiamo agli occhi. Non esiste un colore neutro opaco per la piega dell'occhio, quindi ho deciso di utilizzare in modo abbastanza diverso il classico bronzer che è presente in gamma. Io l'ho scelto nella tonalità light. Ora passiamo agli ombretti veri e propri. Il primo che utilizzerò è questo duo sul viola e rosa antico abbastanza scuro. Ho deciso di applicare appunto il rosa con le dita, è un bellissimo tonalità di rosa tra il rosa antico e il rosa malva, leggermente luminoso, molto molto naturale. Nell'angolo esterno applico poi il viola più scuro, sempre shimmer, quindi luminoso, che però diventa un po' più opaco una volta sfumato insieme alla terra precedentemente applicata. Siamo ora all'ombretto più chiaro. È un duo composto da un ombretto bianco shimmer e color crema opaco. Decido di applicare il color shimmer bianco luminosissimo nella parte centrale della palpebra e lo vado poi a sfumare con un pennellino. Sapete che questo colore mi piace tantissimo perché è iperpigmentato, molto luminoso, e l'ho già utilizzato anche in un altro Mi Preparo con Voi proprio perché lo amo tantissimo. Ovviamente lo vado a stendere anche nell'angolo interno dell'occhio perché apre moltissimo lo sguardo
e lo rende anche più dolce. Prelevo poi la parte opaca color crema e la metto sotto l'arcata sopraccigliare. Purtroppo questo colore non è particolarmente pigmentato. Passiamo a definire lo sguardo con il kajal nero. Questo è l'unico in gamma nel classico packaging da kajal. Non è un nero particolarmente intenso, ma io lo apprezzo molto per questo perché tenderà ad addolcirvi lo sguardo. Lo applico direttamente dall'applicatore sul mio occhio, da metà occhio fino all'angolo esterno. Preferisco poi sfumarlo un pochino con un pennellino in modo da renderlo ancora più dolce. Ma poiché sfumandolo in questo modo si perde di intensità, allora vado a prelevarlo direttamente dall'applicatore col pennellino e sporco leggermente la rima delle ciglia. Procediamo ad intensificare lo sguardo con la matita marrone. Ho scelto la tonalità marrone perché per la rima inferiore è un colore molto più sofisticato ma anche dolce. È un tratto veramente molto intenso, vedete che appoggio appena la matita e mi piace tantissimo. Naturalmente vado a sfumarlo leggermente con un pennello. Non può poi mancare il mascara, il mio adorato mascara Lakshmi, veramente un prodotto fantastico, un nero super intenso, uno scovolino tradizionale che però è capace di separare bene le ciglia, allungarle più che darne volume. Questo è l'effetto tra un occhio truccato e l'altro no, io direi che la differenza si nota. Procedo poi con l'altro occhio per completare appunto il trucco della zona occhi. Voi sapete che amo anche applicare il mascara nella rima inferiore sulle ciglia per dare quell'effetto un pochettino bambolina. Torniamo al viso con la terra, finalmente nel suo uso vero e proprio. È una terra opaca, leggermente calda, quindi non è adatto a fare il contouring ma a riscaldare l'incarnato e si sfuma veramente molto molto facilmente. Io lo amo utilizzare sia sul viso che sugli occhi perché ha un colore veramente spettacolare e il fatto che sia opaco lo rende veramente molto versatile. Un look primaverile non può fare a meno del blush. Io ho scelto questo blush color pesca in due tonalità, un colore più chiaro e un colore più fucsia. È un blush glitterato, quindi è molto luminoso perché presenta dei glitter all'interno, però a me non dispiacciono affatto sul viso perché danno una bellissima luminosità. È iper pigmentato, quindi ne prendo sempre un po' per volta e vado a sfumare per bene. Ed eccoci arrivati all'ultimo step del rossetto. Questo è un bellissimo color fragola, molto freddo, fresco, proprio primaverile. I rossetti Lakshmi mi hanno veramente stupita perché sono iperpigmentati, molto confortevoli e veramente durano a lungo. Qui io ne sto applicando poco per volta e non faccio delle passate molto intense perché sapete che io non amo rossetti molto intensi, quindi questa è veramente un'applicazione blanda, ma come vedete super pigmentata, super primaverile e veramente molto molto luminosa. Ed ecco qui, questo è il look finito. Con i miei capelli mossi che mi piacciono tanto, lo trovo un look veramente molto fresco, luminoso, intenso ma non troppo, veramente colori che mi piacciono tantissimo, dagli ombretti al blush al rossetto, veramente tutto bellissimo. Ma ora venite con me nel mio armadio, scegliamo che cosa indossare. Qui abbiamo qualche nuovo capo che vi mostrerò sicuramente prossimamente. Una gonna, una camicina di questo colore azzurro bellissimo, questa casacchina pua fantastica, ma voglio oggi indossare la casacca di Suzy Mix floreale azzurro e rosa antico. Spostiamoci poi tra i miei pantaloni, scelgo questo pantalone di Terranova color beige che ben si abbina alla camicia più fantasiosa, più colorata di Suzy Mix. Borsa, scarpe e sono pronta. Ecco il total look. Questa è una camicia che veramente amo perché è super primaverile, colorata, leggera, frufru, con queste maniche svolazzanti.
E poi la cosa bellissima sono veramente i colori, questo azzurro, questo rosa antico che ho trovato veramente fantastici e, se vogliamo, unici. I pantaloni sono dei semplicissimi pantaloni jeans colorati, color beige, che ovviamente stanno benissimo con questa casacca. E immancabile la mia borsa di twin set color rosa antico, che amo per colore e forma. Ovviamente la borsa sta benissimo anche con queste mie ballerine di Stradivarius della collezione, credo dell'anno scorso, rosa baby con le punte glitterate. Ecco, questo è il look completo. Spero che il video vi sia piaciuto. Un bacione, ciao!